Un bel regalo si riconosce già dalla confezione. Questa è arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi vi insegnerò un modo facile e carino per confezionare in maniera divertente, simpatica e natalizia i vostri regali di Natale. Cosa ci serve? Una busta e un po' di carta. Per il resto spostiamoci sul piano del lavoro e andiamola a creare insieme. Ed ecco l'occorrente per preparare le nostre buste decorate. Innanzitutto le colle, potete utilizzare anche semplicemente la Vinavil. Io utilizzerò sia la Vinavil che l'attaccatutto per una questione di celerità. Del glitter rosso, degli scovolini, sapete, questi li vendono in tutte le cartolerie. Potete usare anche quelli che vendono in tabaccheria come scovolini da pipa, che sono tutti così. Ci occorreranno marroni, dei dischetti struccanti e una pinzatrice, della carta a fantasia, una bella fantasia, e poi ci occorreranno anche delle carte. Un po' di cartoncino marrone, un po' di cartoncino bianco, un po' di cartoncino rosso, un po' di cartoncino nero, un po' di cartoncino rosa. E poi potrebbero occorrerci anche 4 bottoni scuri, un paio di forbici, una matita, e poi ci serviranno anche un righello e un washi tape decorato. Io l'ho preso con la scritta Merry Christmas, voi scegliete quello che più vi piace. E naturalmente le nostre buste che vorremmo trasformare in qualcosa di diverso. Ce ne occorrerà una rossa, la dimensione decidete da voi, varia al variare del vostro regalo che dovete mettere dentro, ma il metodo di composizione del nostro elaborato è sempre lo stesso. E una color carta pacchi. Allora cominciamo subito e prendiamo la nostra carta. Come prima cosa dobbiamo disegnare gli occhioni della renna, e allora con un foglio di carta, un foglio di cartoncino bianco, io vado e disegno i miei occhioni. Ne faccio uno solo e poi l'altro lo ricalco dalla forma del precedente, così vengono uguali. E adesso però dobbiamo fare le pupille con il nero, quindi anche qui facciamo un bel cerchio ed ecco anche i girelli degli occhi, i girelli, le pupille. Va bene, adesso dobbiamo fare il musetto. Il musetto lo voglio fare con una delle due carte che vi ho detto e che stiano ben a contrasto con questa. Vado sul retro, prendo la busta e io so che non devo comunque ricoprire tutta la busta, quindi bene o male mi segno un margine entro cui stare e adesso disegno una sorta di ovale. Ed ecco qui il mio ovale di carta. Adesso prendo un pezzettino di cartoncino rosso e su questo disegno un bel cerchio, giro 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 giro, e ritaglio il mio cerchio. E adesso prendiamo il cartoncino marrone, pieghiamolo a metà così, cioè facciamo una piega, e con la matita disegniamo una sorta di frangetta che sia appunto tagliata in duplo. E voilà, deve essere così, apri e chiudi e avere questa forma. Riprendiamo il cartoncino bianco, prendiamo un righello, che forse non vi ho detto nell'intro, ma vabbè, un righello quando ci sono io dovete sempre averlo in giro, e facciamo una striscia di circa 3 cm, è proporzionale alla larghezza della vostra busta, che sia leggermente più corta, ma non troppo. Ci serve la busta per misurare quanto deve essere lunga. Ok, allora abbrevio leggermente e tag tac, e poi faccio una linea in mezzo e congiungo e taglio così a coda di rondine. Quindi prendo il mio washi e appiccico. Ok, così. Voilà, Merry Christmas! Allora prendo ben bene un po' di Vinavil, voi col pennellino, io non ce l'ho, ovviamente a casa di Arte per Te che manchi il pennellino è fantastica, è un pomeriggio così. Spalmo di Vinavil tutto
il mio dischetto rosso, prendo il glitter e rivesto il mio cerchietto tutto di glitter. E quello che avrò sarà questo super super naso della renna iper glitterato. Prendiamo la nostra busta. Come prima cosa dobbiamo togliere i manici, perché questa busta dovrà diventare un pacchetto senza manici, dovrà diventare una renna da appoggiare sotto l'albero. Quindi piano piano e senza strappare tutto, o li tagliate semplicemente o li eliminate totalmente. Cominciamo a montarla. Prendiamo gli occhi, posizioniamoli, il musetto, il nasotto, più o meno l'assemblaggio sarà questo, quindi cominciamo subito. E anche l'altezza più o meno sarà questa, quindi con l'attaccatutto adesso facciamo asciugare 5 secondi il tutto prima di procedere con lo step successivo, ciuffo e orecchie. Intanto prepariamo le corna della nostra renna, del nostro Rudolph. E allora io ne metterò 2 a contrasto, vedete sono più o meno simili a 2 a 2 come colori, e allora metterò queste 2 insieme e le avvolgerò attorno a lei da una parte, mentre le altre 2 sempre insieme le avvolgerò dall'altra parte, così, in modo che loro stiano belle stabili e non si muovano più. Benissimo, a questo punto voi dovrete mettere il vostro regalo. Io ovviamente la lascerò vuota perché è soltanto per esempio che la sto facendo. Allora, e mettete dentro il regalo, quindi piegate un paio di volte la busta così, ben dritta, e fermate con ovviamente un bel punto di pinzatrice, e al centro, per far sì che il gancio non si veda, appiccichiamo il nostro ciuffotto qui, e alla fine quello che avremo, vediamo se riesco, eccoci qua, quello che avremo sarà questo. Aspettate che devo appiccicare il ciuffo, e così una busta semplice di carta pacchi può diventare proprio un'idea regalo carinissima. Adesso però ci aspetta la busta a forma di Babbo Natale. Andiamo. Per invece la busta a forma di Babbo Natale ci occorrerà ovviamente la busta rossa, da cui anche toglieremo innanzitutto i manici. Guardate, prendiamo la busta e pieghiamo da dove c'è la base piegata fino al più possibile verso il centro. Non potrete piegare proprio fino al centro, vi verrà un po' difficile. Bene, voi fermatevi dove riuscite ad arrivare, da una parte e dall'altra, così. Ok? Così. Quindi aprite la busta e portate in dentro tutto quello che avete precedentemente piegato in fuori. Così. E adesso, dopo aver piegato ben bene, facciamo prima una piega sull'esterno in modo che ci indirizzi nella strada, nella direzione giusta, diciamo così, e poi questa stessa piega svoltiamola all'interno. Anche questo va fatto su entrambi i lati della busta.
Perfetto, abbiamo così una busta quasi a punta. Adesso cominciamo ad agghindare il nostro babbo. Come prima cosa facciamogli un bel faccione con il cartoncino rosa. E poggiamolo qui cerchietto. Appiccichiamola prima della piega della base. Questa è poi la base che si aprirà sotto. Noi appiccichiamola prima della piega della base. Quindi possiamo subito appiccicarla con un pochino di colla. Quindi mettete, scusate se è staccata la videocamera, quindi appiccicate la vostra U proprio qui, vedete? A 3 cm dalla base della busta, così. Ora prendiamo i dischetti struccanti, pieghiamoli a metà ed appiccichiamoli tutto attorno al viso di Babbo Natale. E allora? Quindi prendo un punto di colla, lo piego, prendo e appiccico qua. Ok. Perfetto così, abbiamo fatto anche il cappellino di Babbo. Prendiamo i nostri quattro bottoni. Io sono stata molto vaga nella descrizione dei materiali sui bottoni, proprio perché non avendoli uguali metterò quello che ho in casa, e in casa ho dei bottoni di dimensioni leggermente differenti, ma a me poco importa, perché anzi un occhio più grande e uno più piccolo renderanno più buffo il mio babbo. Cioè non è importante che sia perfetto, è importante che sia divertente una busta di questo genere. Attacco i due occhietti l'uno accanto all'altro, come vedete, e poi su di essi metto un punto di colla da una parte e un punto di colla dall'altra, e attacco altri due bottoncini più piccoli al centro per colmare i buchi di quello grande. Anche per Babbo Natale prendiamo un pezzettino di cartoncino rosso e ritagliamo un nasino buffo e lo andremo ad alloggiare qui, non prima però di averlo passato nel glitter. Ora con i dischetti struccanti dobbiamo cominciare a fare la barba, e dobbiamo cominciare dal punto più basso e via via aggiungere dischetti fino alle parti più alte. Quindi guardate. E adesso cominciate a seguire un po' l'ovale del volto. Ora prendiamo due dischetti e incolliamoli così al centro l'uno sull'altro. Voilà. Quindi pieghiamo e facciamo in modo di partire molto sottili e arrivare con un bel baffone largo alla fine. Baffone, baffone, baffone. Baffone. Pieghiamoli proprio così. Facciamone uno da una parte e uno per l'altra parte. Sono i baffi di Babbo. Benissimo, adesso incolliamo i baffoni. Voilà. Quindi ultimo tocco. Qui al centro, sopra i due baffoni, mettiamo il nasino sbrilluccichino. A questo punto fate asciugare perfettamente il tutto. Noi prepariamo intanto la punta del cappello, che certo, dovrà essere una sorta di pompon. Pompon e funkill! Adesso prendete 10 dischetti struccanti, uno mettetelo qui al centro, negli altri invece mettete un po' di colla, piegateli a metà, quindi mettete un altro punto di colla e piegateli a loro volta a metà, a formare questi spicchietti un po' volteggianti. Fatti quindi un pochino, esattamente 9 di questi spicchietti, cominciamo a comporre il pompon del nostro Babbo Natale. Allora mettiamo un bel giro di colla, se avete la pistola a caldo questo lo fate veramente in un minuto, io oggi sto facendo tutto invece con l'attaccatutto, e attacchiamo così
i nostri spicchietti, quindi giro di colla fino al centro e mettiamo ancora questi 3 al centro, quindi 4 e 3, 7, più 1 al centro, 8, più quello in fondo, 9. Con 9 dovremmo farcela. Olè! E il nostro pompon di ovatta è fatto per il cappellino di Babbo Natale. Piego in avanti il triangolino, qui. Ovviamente lo fermo con la pinzatrice e appiccichiamo il nostro pompon sul cappuccio. Mi fanno ridere queste buste, sul cappuccio di Babbo Natale. E anche la seconda proposta di busta divertente è pronta. Adesso ragazzi, guardate, le lascio asciugare, vi lascio alle foto e poi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosa da dirvi. Ho ho ho! Sotto l'albero, tutte le renne e Babbo in mezzo che le guida verso un Natale felice per tutti i nostri cari. Anche queste personalizzabili in tantissimi modi diversi. Fatemi vedere le vostre buste con l'hashtag Natale Arte per Te su Instagram. Mi raccomando, aspetto tutte le vostre creazioni. Se il video vi è piaciuto, regalatemi, anzi imbustatemi un bel pollice in su e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Grazie di cuore se lo farete, ve lo dico sin da ora. Vi aspetto sempre sui miei due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuore una K, il canale di cucina mio e di Gabriele. Lì stiamo trattando tantissimi manicaretti di Natale e noi invece ci rivediamo sempre qua per il prossimo video. Mi raccomando, da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buona preparazione al Natale e ciao!